Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Come si suol dire, a volte ritornano. Come avete visto dal titolo e come potete vedere dal basso alle mie spalle, infatti ho riacquistato lo Squire Precision 40 Anniversary Gold Edition. Un basso che in realtà, chi mi segue sul canale già probabilmente avrà notato, avevo già recensito su questo canale, parlandone anche piuttosto bene, considerandolo praticamente il miglior Squire in circolazione. Poi, per una serie di circostanze, un po' per monetizzare, un po' perché ho troppi bassi, ho deciso di venderlo, anche per finanziare quello che sarebbe stato l'acquisto del Fender Precision American Professional 2. L'ho venduto, devo dire la verità, un po' a malincuore, come si suol dire in questi casi, perché effettivamente era un basso molto ben fatto, un basso che mi aveva molto soddisfatto un po' su tutti i punti di vista, sia sul fronte estetico, sia soprattutto sul fronte sonoro. Ho approfittato del super sconto messo a disposizione da Thomann circa un mese fa, più o meno, per il Black Friday, in cui praticamente tutta la serie 40 Anniversary, credo solo però la Gold Edition, non la Vintage Edition, era stata messa in fortissimo sconto e questo basso praticamente lo si poteva comprare a 333 euro, praticamente quasi la metà del suo prezzo ufficiale di listino. Il fatto che vi portate a casa non solo il miglior Squire attualmente sul mercato, ma anche probabilmente uno dei migliori Precision che possiate trovare nella fascia di prezzo appunto di 300-400 euro. Se pensate che su Thomann oggi, perché poi il basso in realtà anche dopo il Black Friday è stato comunque scontato, adesso costa 355 euro, 350, una cosa del genere, quindi circa 20 euro in più, ma comunque sempre in forte sconto rispetto al suo prezzo reale, oggi questo strumento costa meno di un Classic Vibe, che è inferiore per caratteristiche tecniche e qualità. Quindi capite bene che accaparrarsi oggi un 40° anniversario è praticamente un affare, cioè è sicuramente la cosa che io più in assoluto posso consigliare a tutti quanti. Ovviamente c'è da dire che esattamente come nella recensione che avevo realizzato per la versione Lake Placid Blue, è uno strumento che non può piacere a tutti perché ha un'estetica molto forte, d'altronde non tutti apprezzano l'hardware completamente dorato. Come potete vedere, questo basso ha il ponte dorato, manopole, battipenna dorato, viti, le meccaniche che poi io ho scoperto essere praticamente le stesse che montavano nella serie Vintage Modified fino a qualche anno fa. I block sulla tastiera, insomma, sono tutte caratteristiche che chiaramente a molti non possono piacere. È ovvio, un Classic Vibe ha un'estetica molto più tradizionale, soprattutto nella versione anni 60. Però c'è da dire che qui abbiamo un prodotto decisamente migliore a livello proprio di hardware e di materiali utilizzati. Tra l'altro, io sono stato veramente molto fortunato, cosa che non mi era capitata in realtà con la prima versione. Non so se si vede, ma l'acero del manico praticamente è occhiolinato. Vediamo se si riesce a vedere. Purtroppo forse è qua. Però credetemi che con la luce giusta e con una telecamera buona vi posso assicurare che l'acero del manico di questo strumento è completamente occhiolinato e su uno Squire è una cosa piuttosto rara. E quando l'ho scoperto ero felice veramente come un bimbo, perché sono quelle cose che sì, non cambiano nulla a livello di suono, ma fanno veramente molto piacere all'occhio. Lo strumento, confermo, suona divinamente, anzi, posso dirvi la verità, in realtà me lo ricordavo peggio di quello che realmente è, nel senso che suona molto meglio di quello che io ricordavo. Non so se, per carità, è questo modello nello specifico, questo esemplare nello specifico, ma credetemi, il suono, il punch, la chiarezza e soprattutto anche il ringhio che ha questo Precision è qualcosa di pazzesco. Tra l'altro io sono riuscito anche ad ottenere un'action veramente molto, ma molto bassa, praticamente rasoterra. Non so se si riesce a vedere da qua,
Però veramente è una goduria da suonare e non offrigge nulla, nel senso che comunque sia, nonostante sia molto bassa, il basso suona veramente, veramente molto bene. Io ho realizzato in realtà questo video più per confermare in una sorta di recensione parte 2 la bontà di questo strumento, ma soprattutto per invitarvi, io ovviamente non ci prendo una lira su questo, lo dico proprio come se fossi un vostro amico che ve lo consiglia, di non farvi scappare questa opportunità. Adesso il 40° anniversario costa meno di qualsiasi Classic Vibe. Adesso lo trovate a 350, 330, più o meno intorno a questa cifra. È sicuramente uno strumento che esteticamente è molto forte, nel senso che non può piacere a tutti, ma se riuscite ad andare oltre il fattore estetico, poi per carità a molti piace, ad esempio a me fa impazzire l'estetica di questo strumento e molti l'hanno acquistato proprio per l'estetica in realtà, però se riuscite ad andare oltre, qualora non vi piaccia l'estetica di questo basso, praticamente vi ritroverete tra le mani non solo il Muir Squire, che potete trovare attualmente sul mercato, ma un prodotto, uno strumento da collezione, perché comunque stiamo parlando sempre della versione 40° anniversario, che già da gennaio 2023 non viene più prodotta. Infatti Fender e Squire avevano annunciato che sarebbe stata prodotta soltanto nel 2022, quindi tutti gli esemplari che trovate adesso sono praticamente le scorte di magazzino e Fender se le sta praticamente levando dalle scatole proprio perché, diciamo, è una serie che è già morta sostanzialmente, quindi anche questo è il motivo per cui viene messa fortemente in sconto. Viene messa tra l'altro fortemente in sconto la serie Gold e non la serie Vintage, perché la serie Vintage, essendo molto più classica a livello estetico, magari forse, credo, stia vendendo anche meglio rispetto alla Gold Edition, che appunto essendo molto particolare, quasi sicuramente non ha avuto grandissime vendite, quindi hanno cercato di incentivare e di smaltire i tanti esemplari invenduti proprio con questi sconti. Però sarebbe veramente stupido quantomeno valutare l'idea di acquistare adesso, anche come muletto, per chi sta cercando un precision fatto bene, che suoni bene, prendere proprio questa serie Gold Edition. Non solo il precision, ma anche il jazz. Io tra l'altro ero tentato a comprare il jazz, considerando che il Precision già l'avevo avuto, però la verità dei fatti è che non l'avevano messo in sconto su Thomann. In sconto fortissimo c'era questo e ragazzi, a 333 euro non potevo lasciarlo lì. Scusate, io in realtà ho già utilizzato lo strumento per fare le prove e soprattutto per registrare un live. Ho fatto un live praticamente con il mio gruppo, ripreso con proprio le telecamere, tra l'altro dovrebbe uscire a breve, quindi se riesco magari farò un video su questo canale in cui vi farò sentire proprio diciamo il basso in azione live. Quando sono andato a risentire il video mi ha letteralmente impressionato, ma mi impressiona tutte le volte che lo suono, ragazzi. Cioè, questo è uno strumento veramente che suona da Dio. Ho fatto di recente, tra l'altro, una comparazione stupida alla cieca in realtà tra questo Squire e il mio American Professional 2 che attualmente monta le corde di R. Ebbene, in realtà la maggior parte delle persone ha preferito il suono dello Squire piuttosto che quello dell'American Pro 2. Certo, c'è da dire che il mio American Professional 2, come in generale la serie American Standard, ha sempre avuto comunque un suono un po' più neutro, un suono che magari acchiappa, tra virgolette, di meno rispetto ad altre tipologie di strumenti o comunque sia modelli uguali ma con pick-up diversi. Ma rende perfettamente poi in sede di registrazione, si riesce meglio a lavorare su quel suono, in fase di live si riesce a trovare un'equalizzazione in tempi brevissimi, cosa magari un po' più difficile con strumenti che hanno forse più carattere, ma sono meno elastici da questo punto di vista. Certo è che mi ha fatto parecchia impressione vedere come la maggior parte delle persone preferiva lo Squire piuttosto che un Fender praticamente da 2000 euro, però questo vi fa capire che oggi non solo il mercato, come ho più volte ribadito su questo canale,
degli strumenti economici sia arrivato a livelli veramente stratosferici come rapporto qualità-prezzo, ma come tutto sommato per avere uno strumento fatto bene, che suoni e che possa essere poi utilizzato anche professionalmente, perché no, non serve per forza spendere 2000 euro. Anche con 300 euro, come in questo caso 400-500 euro, si ottengono strumenti veramente eccezionali. Certo, nessuno ci dice chiaramente che questo basso tra 10 anni non avrà problemi al manico, alla tastiera, non è da escludere, però io sono piuttosto fiducioso che questo strumento sarà suonabilissimo tanto adesso quanto tra 10 anni. Per carità, non è esente da difetti, perché pure questo modello, come quello precedente, qualche piccolo difettuccio ce l'aveva. Ad esempio, purtroppo nel mio caso si è spanata una vite del pick-up. Quando sono andato a provare a regolare il pick-up, si è completamente mangiata una vite. Poco male, per carità, ho già ordinato su AliExpress la vite di ricambio, pagata praticamente in euro, un set tra l'altro poi di 4 viti dorate. E la tastiera, per quanto sia eccezionale, ha qualche piccola sporgenza, qualche tasto ha una lieve sporgenza, che però, come dicevo nella recensione della versione Lake Placid Blue che avevo recensito qualche mese fa, non è niente insomma, niente di eclatante, nel senso è qualcosa che un liutaio riesce tranquillamente a sistemare in 10 minuti. Per il resto, ripeto, è uno strumento eccezionale, tiene perfettamente l'accordatura. Io sono partito durante le vacanze di Natale, sono stato via 14 giorni, quindi 2 settimane piene, sono tornato, il basso era rimasto perfettamente accordato. E questo, insomma, è una cosa piuttosto positiva. Le meccaniche poi sono anche piuttosto fluide. È uno strumento che avevo settato in realtà prima di partire, e il manico non si è mosso. Per carità, è ovvio, la temperatura non è molto cambiata, quindi ci può stare. Però queste piccole cose ti fanno capire che hai tra le mani uno strumento veramente fatto bene, di qualità, spendendo veramente una miseria, perché a 300 euro non lo trovate, secondo me, oggi un precision migliore di questo. Un precision che secondo me è migliore, non tanto forse come materiali utilizzati, ma come resa in generale di un qualsiasi player messicano. È uno strumento che a quel prezzo praticamente non mi potete far scappare. Quindi io voglio veramente invitarvi a valutarlo con attenzione questo strumento. Non vi farò sentire nulla, semplicemente perché ho già realizzato il soundtest, ci sono tantissime cover che potete trovare sul canale. Io comunque vi metto i link in descrizione a questo video, così magari vi fate un ripasso. Ovviamente quello che sentirete è la versione blu, ma cambia soltanto il colore, perché il basso è esattamente lo stesso. Spero che questo video vi possa essere utile, quindi mi raccomando, se lo comprate fatemelo sapere, perché sono veramente molto curioso di capire quanto magari questo basso possa essere un must have per tanti in questo inizio 2023, sperando di consigliarvi un basso che vi possa veramente piacere e vi possa soprattutto soddisfare al 100%. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!